come ho detto prima, puntare sempre più in alto perché siamo una delle più forti squadre in Italia. Senti, sono 2-0, non è che avete detto una roba legale, non facciamo come il campionato. No, ci siamo resi conto che ci è successo che dopo 2-0 ci siamo un po' rilassate e questo non era il caso, che si è visto il terzo set che abbiamo spinto ancora di più e abbiamo trovato le forze che magari prima non riuscivamo a trovare e sono contenta veramente per questo, che dimostra di nuovo un'altra volta che siamo delle grandissime atlete che hanno tantissima capacità e potenziale di crescere. Sì, continuiamo a giocare, se continuiamo a migliorare sicuramente saremo e siamo quella squadra che è stato detto all'inizio del campionato, la squadra di grandi atlete che hanno vinto un sacco di cose e che devono puntare il più alto possibile. Le voci di mercato quanto vi hanno infastidito o innervosito o stimolato? Io sinceramente non so neanche di cosa si parla perché non ho tempo fra allenamento e essere madre e stare su internet o leggere i giornali, quindi zero mi interessa. Mio personale obiettivo era ed è ancora di rientrare e ritornare in forma quella che ero prima della gravidanza, quindi non mi interessa proprio quello che si dice, scrive, parla, sono voci e basta.